Presidente, consiglieri, cittadini illustri. Quello che è accaduto venerdì nella nostra città ne segnerà la storia. Ha segnato per sempre molte vite, ha segnato anche la mia in modo irreversibile, perché nell'assumere la responsabilità del sindaco ho anche accettato di farmi carico dei dolori e delle tragedie della nostra comunità. Il lutto e lo strazio di Resta sono terribili e inaccettabili. Io ne porto un peso enorme, che è un macigno. Degli errori che possono essere stati commessi in quelle ore, io sento profondamente la responsabilità e non accuso nessuno, né tento di coinvolgere nessuno. Sento come primo dovere la necessità di metterci in piedi, di alzare la testa e di resistere. Ma intanto tutto ciò che è stato fatto, le scelte, i comportamenti, le decisioni, tutte le carte che sono state scritte, tutto questo viene da me, da oggi messo a disposizione della magistratura perché si faccia presto nell'accertamento di tutte le responsabilità. Io credo anche di dover accettare le manifestazioni di rabbia da parte dei miei doveri. Il sindaco serve anche a questo, a raccogliere lo sfogo, la disperazione di chi ha perduto tutto, di chi ha avuto paura per sé o per gli altri e vuole gridarlo. Io sapevo che sarebbe successo, ho scelto coscientemente di andare dove poteva accadere, l'ho fatto da sola. Ed è un diritto dei genovesi manifestarlo e continuare a manifestarlo. Non credo che sia un diritto sul piano mediatico individuare però nel sindaco un capo espiatorio per come o cosa abbia potuto comunicare. Io non ho pensato a cosa e come comunicare nelle prime ore immediatamente successive al disastro. Ho risposto con dolore, con stanchezza, anche con confusione. Solo dopo ho deciso di dedicare una piccolissima parte del mio tempo a riprendere il filo per riordinare le risposte su cosa sia successo, sulle decisioni e su come sono state prese. Sono qui. Certo, il punto straordinario è stata quella della enorme, meravigliosa mobilitazione dei giovani, che anch'io sentitamente ringrazio, così come tutte le persone, le aziende, le associazioni che stanno partecipando fin dalle prime ore a una straordinaria gara di solidarietà per sostenere i cittadini colpiti. Il nostro dovere in questo momento è ricordare con forza che seppure c'è stata l'allerta meteorologica, non è cessata l'emergenza. Le ferite inferte sono profondissime, hanno tagliato per sempre una parte di città e riguardano il presente e il futuro di decine di migliaia di cittadini. Essere consapevoli ci impone di lavorare prioritariamente su cosa occorre fare adesso e giorno dopo giorno, per ristabilire un minimo di diritto al futuro. Ma il mio primo dovere è relazionare sulla sequenza dei fatti di cui dirò e anche degli interventi e delle azioni che stiamo adottando per aiutare i cittadini colpiti e per ricostruire il più velocemente possibile un progetto di vita, consapevoli che nessun intervento potrà mai restituire ciò che si è perduto. Oggi la stima provvisoria dei danni materiali è di circa 400 milioni di euro. È una cifra che supera di quasi 8 volte l'intero bilancio annuale del Comune. Abbiamo stanziato, di fronte a somme urgenze quantificate a oggi a 11 milioni, che sono destinate ad aumentare, 7 milioni e mezzo. Evidentemente sono insufficienti.
poiché il paradosso è anche quello di diventare poi vittime di burocrazie e lentezze, noi abbiamo attivato subito un servizio che gira nelle zone colpite dall'alluvione per spiegare cosa occorre fare, a chi rivolgersi, rilevare le esigenze, i bisogni, sollecitare direttamente gli interventi più urgenti e intervenire dove necessario. Interventi a favore degli sfollati, sono quelli che ci hanno immediatamente occupato, così come gli interventi per il ripristino di mobilità, attività produttiva, abitazioni civili e luoghi pubblici. Ci siamo stati e finché non sarà rientrato tutto nella normalità, saremo lì, nelle case, nell'ambiente, intanto però quella rappresentazione del dolore, della sofferenza, accompagnata dalle note del grande fratello, che purtroppo caratterizza i nostri tempi. Il resoconto della giornata più lunga di Genova inizia mercoledì 2 novembre, quando alle ore 13.30 viene emesso dalla Regione Liguria un messaggio di allerta 2 a partire dalle ore 6 del 4 novembre sino alle 12 del 6 novembre. Nel bollettino della Regione, trasmesso al Comune dalla Prefettura, si dispone lo stato di allerta su tutto il territorio della Regione, escluso il quadrante C, cioè la Spezzina. Il pomeriggio dello stesso giorno rilasciamo un comunicato tramite ufficio stampa per informare la cittadinanza sulle norme comportamentali precauzionali da osservare a tutela della propria incolumità, richiamando le misure specifiche da mettere in atto su tutto il territorio comunale e quelle specifiche per il territorio stesso. Come la prassi, l'assessore delegato Cidone convoca il comitato di protezione civile a completo per il giorno successivo. Siamo a giovedì 3 novembre alle ore 9.30. Le cumulate totali giornaliere sono oltre 350 milioni. Si tratta di valori di per sé già molto elevati, pari grosso modo alla pioggia che mediamente cade su Genova durante l'intera stagione autunnale. Il punto è che gran parte di queste cumulate si è sviluppato in un periodo brevissimo. L'intensità di pioggia diventa impressionante se si analizzano le massime cumulate registrate in una singola ora. Si va dai 94 mm ora della stazione costiera di Alvaro ai quasi 130 della stazione di basso versante di Pino a Gelato, sino all'incredibile 169 della stazione di Vico Morasso. Allora basta confrontare con i picchi registrati dalla storica alluvione del 70, 120 mm alla stazione di Pozzamento, qua 169, con quelli recentissimi della Spezzina delle 5 Terre del 25 ottobre scorso, 153 mm alla stazione del Brugnato, 169 alla stazione di Pozzamento. INOA, che è l'Agenzia Federale del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America, ha classificato questo fatto del 4 di novembre come tempesta tropicale. L'evento di Genova è stato classificato come tempesta tropicale. L'evento alluvionale ha interessato ampie aree della città, corrispondenza non solo del bacino del Pisano, del Chereggiano, ma anche dello Sturla e dei loro affluenti. La macchina dei soccorsi si attiva immediatamente, vigili urbani, vigili del fuoco, forze dell'ordine, protezione civile, sono subito nelle zone colpite per aiutare la popolazione, anche i mezzi di asco, le diane, entrano in funzione, perdiamo quattro mezzi, mettiamo a rischio la vita di molti dei nostri dipendenti. A seguito del quadro di questa situazione gravissima,
ricominciamo a monitorare costantemente la situazione in atto nelle scuole, con contatti telefonici continui con i dirigenti scolastici delle zone colpite, ribadendo i comportamenti generali, non fate uscire i ragazzi da scuola, dando supporto e rilevando le criticità da riferire al Comitato Comunale di Protezione Civile e al Comitato di Coordinamento presso la Prefettura. Nel frattempo cominciano ad andare le prime notizie dei morti attraverso le TV e le agenzie di stampa. Ore 15.35, un'ora prima della chiusura, buona parte delle scuole e in considerazione del fatto che non tutti gli istituti scolastici che si trovano nelle, in tutte le zone cittadine erano stati particolarmente colpiti, una parte di città non si è resa conto e quindi potevano non sapere la drammaticità dell'accaduto, la direzione politica educativa invia una mail a tutte le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, quello che dipende dal comune, per informare che una parte della città era stata colpita da esondazioni e che quindi si sarebbero potute verificare difficoltà delle famiglie per raggiungere scuole e abitazioni, quindi raccomandando di prevedere alla custodia degli alunni anche oltre l'orario scolastico, cosa che è stata fatta. Ed è questa l'interpretazione della mail che ho visto con uno sciacallaggio mediatico di vergogna e definire come mail beffa. Ora capito a quale punto e dopo quante raccomandazioni era arrivato. Ora 15.40, la prefettura invia l'aggiornamento meteo dell'ARPA delle 12.40. C'è scritto piogge diffuse, persistenti su tutta la regione in intensificazione. È in realtà il momento più drammatico e violento della regione e aggiunge il comunicato. Si registrano attualmente innalzamenti nel Bisagno e nell'Aveto. Non si parla del Ferrugiano. Si evidenzia la necessità di monitorarci dei fronti franosi a fronte della saturazione dei versanti. Ore 17.17. Viene inviato un fax alla prefettura con l'evidenza dei soli casi per cui si rileva necessario un intervento di soccorso con mezzi idonei per riportare finalmente a casa i bambini e gli adulti che erano rimasti e avevano alcuni trovato salvezza nelle scuole. Le scuole erano preparate per mantenere anche tutta la notte al loro interno queste persone, per fortuna non c'è stato più bisogno, tutto si è compiuto di 3-4 ore massimo. Alle 19 prendiamo le ordinanze per il giorno successivo, quindi bisogna preparare il traffico, i veicoli privati, tutto ciò che serve per agevolare le operazioni di soccorso e di intervento. Alle 20.30 l'ARPA dispone il mantenimento dello stato di allerta 2 per i comuni della provincia di Genova appartenenti a tutti i bacini fino alle ore 24 del giorno 6 novembre. Lo stato di allerta sarà poi prorogato fino alle 18 del 7 novembre, sempre allerta 2. Sabato 5, in regione viene convocato un incontro i vertici della protezione civile, regioni, provincia, prefetto, sindaco e le massime autorità delle forze dell'ordine e dell'esercito per coordinare le operazioni di messa in sicurezza e ripristino. Nel corso della riunione, il capo dipartimento della protezione civile, dopo aver visionato tutta la documentazione relativa all'emergenza, ha sottolineato la correttezza delle procedure messe in atto dal comune per l'allerta maltempo e per i soccorsi nella fase di emergenza dovuta alla riunione. Sabato e domenica, senza interruzioni, procedono le operazioni nelle zone colpite. Domenica sera il prefetto emana un'ordinanza per la chiusura delle scuole giorno nel grado in tutta la provincia. L'ordinanza viene ancora aggiornata e mantenuta martedì. A
seguito del prolungamento dello stato di allerta 2. Questa è la cronaca. E infatti sino a domenica 6 novembre. Siamo quindi al punto più dibattuto e doloroso, certamente per tutti noi, ma a livello anche personale umano, vedete, soprattutto per me, cioè il fatto che sia stata l'apertura normale delle scuole per il 24 novembre. Allora, io rimetto un attimo a voi la considerazione che le previsioni meteorologiche erano quelle che vi ho detto, e da quelle previsioni non si poteva prefigurare un evento atmosferico talmente straordinario da poter essere definito tempesta tropicale. Comunque, è solo perché tutti sappiano, no, per appoggiare il suo, lo ripeterò sempre, va ricordato come sono impartite le competenze in materia di sicurezza. Decreto legislativo 112 del 98 e legge regionale 18 del 2009. Comuni hanno le competenze funzionali per quanto concerne gli ordini di scuola fino al primo ciclo. Alle province spettano le competenze funzionali per quanto riguarda le scuole autonome statali del secondo ciclo di istruzione. Il sistema di sicurezza nelle scuole è costituito dal documento di valutazione dei rischi e del relativo piano di emergenza previsti dalla normativa vigente fatta nel decreto legislativo 81 del 2008, che sono piani che sono adottati obbligatoriamente dai singoli istituti scolastici che ricordo sono autonomi, dove quindi stato di sicuro istituto a figura di dirigente scolastico che in qualità di datore di lavoro deve autonomamente attivare tutte le misure di prevenzione delle possibili emergenze, incendio, terremoto, alluvioni, e mettere in atto le conseguenti decisioni organizzative tali da tutelare l'incolumità delle persone, adulti e minori, avvalendosi del servizio di prevenzione e protezione delle figure sensibili appositamente formate e del servizio di primo soccorso. Queste misure si aggiungono alle indicazioni che l'amministrazione comunale ha emanato nelle norme generali di comportamento dei singoli casi di rischio, che sono diversi scuola per scuola, che sono state elaborate dalla protezione civile, documenti di pubblica diffusione consegnati a tutte le istituzioni scolastiche nell'ambito delle iniziative di collaborazione e di formazione sui temi della sicurezza che abbiamo ottenuto tra febbraio 2009 e il marzo 2011. È stato chiesto cosa avrei fatto, tornando indietro. Il comitato di protezione civile avesse avuto informazioni diverse, mi avesse chiesto di firmare una ordinanza sulla delle scuole, è probabile che avrei fatto, ma non solo questo. E che cosa dovremmo fare per un'allerta di significa tempesta tropicale? Questo è il primo drammaticamente che abbiamo fatto. Abbiamo tutelato a sufficienza il territorio. Ma io credo di no, però io dico che nel corso degli ultimi anni noi abbiamo completato lavori per un importo non inferiore a 82 milioni di euro e questi lavori hanno riguardato il Ferrigiano, Cerrato, Sturla, Torrente Nervi, Terramagno, Rio Fregino, Paroggio Baradino. Sono avviati in corso di esecuzione lavori per altri 137 milioni di euro. Zano, Gerato, Lo Maggiore, San Pietro, altri. Sono moltissimi impegni che siamo assunti. Certo non sono bastati, certo non sono sufficienti, certo ce ne vogliono ancora moltissimi,
di centinaia di milioni. Se ci sono responsabilità, come vi ho detto, sarà compito della magistratura appurarle. Abbiamo tutta la documentazione che testimonia il percorso che vi ho riassunto e i fatti che vi ho descritto. Lo consegniamo ai magistrati, mettendoci a loro completa disposizione senza che ce lo abbiano chiesto, non perché ne vogliamo alimentare una caccia alle streghe, ma semplicemente perché lo dobbiamo alle famiglie delle vittime, alla città tutta, alle istituzioni, al senso dello Stato che dovremmo continuare ad avere, di cui si rischia di perdere la dignità. Oggi siamo consapevoli che qualsiasi cosa facciamo, qualsiasi iniziativa prendiamo per fronteggiare e vedere questa portata, saremo sempre insufficienti finché non si cambia completamente l'approccio. Io lascio stare i presenti del giorno dopo, anzi, devo dire, li disprezzo. I soggetti coinvolti hanno preso le loro decisioni sulla base dei dati in loro possesso. Decisioni che sappiamo a posteriori non sono state sufficienti per evitare la tragedia, a posteriori. Sappiamo però anche che l'unica decisione che avrebbe forse potuto evitare perdite umane sarebbe stata quella di evacuare in tutta la regione per la nostra città, in tutte le zone visionabili, per la durata dell'allerta media. Solo a Genova sarebbero state 110.000 persone, a cui vanno aggiunti i cittadini impegnati nelle attività economiche che esistono su quelle aree. E questa è la regione che dobbiamo fare nostra, da quello che è accaduto. Occorre che facciamo un salto di qualità, ma di tutto noi, istituzioni, perché deve crescere una cultura del rischio. La cultura del rischio che corrisponda al livello, alla scala, alla nuova portata degli eventi. Eventi naturali che non sono più quelli di prima. Solo con il concorso di tutti, con una nuova consapevolezza, tutti noi potremo rendere più efficiente il sistema di protezione civile, che va reso più efficiente. E questo è l'altro tema che dobbiamo porci. Il nostro territorio è molto fragile. 100 metri più in alto di dove il ferroviario si è riversato con una violenza inaudita sulle case, sulle persone, c'è un palazzo costruito sopra l'angolo del fiume. Le case costruite sull'acqua, sui libri, sulle foci del fiume, risalgono, come sappiamo, prevalentemente agli anni 50 e 60. Quando non c'era nemmeno una norma ambientale che tutelasse il territorio. I condoni e le deroghe invece risalgono molto dopo nel nostro paese. Si sono succeduti e hanno fatto il resto. Ci hanno consegnato la triste eredità che tutti conosciamo. Tanti ritardi, tante incongruenze, tante inadeguatezze. Giugno si sono conclusi i lavori di abbattimento di 4 palazzi costruiti sugli ferreggiani. Questi palazzi facevano tappo a un'eventuale crescita del livello dell'acqua. Non voglio immaginare cosa sarebbe successo di peggio se fossero stati ancora lì. Ma lo scolmatore, l'opera cioè che metterebbe in sicurezza tutta l'area, non è mai stata realizzata. Oggi sappiamo che il costo dei danni provocati dalla nazione è quasi doppio rispetto al costo che aveva avuto l'analisi del lavoro. Spero che chiamo i toni troppo facili, quelli che magari una qualche giorno fa vedeva anche in quest'aula e fuori, si riportassero i vincoli che nel nuovo piano urbanistico cerchiamo di dare alla linea verde o ad altro tipo di costruzione. Non voglio polemizzare. Genova è la sua prova più dura. La sfida che abbiamo davanti è quella di conquistarci tutti. Io rientro nel mio silenzio, non smetto di lavorare, sono certa che ce la faremo.